Siamo al Busto Arsizio Street Art and Music Festival. Questo è il primo gruppo DJ e sassofonista a Piazza Santa Maria. Umberto Beviglia in console e Peppe Sant'Angelo al sax. Adesso andremo a vedere le altre sei postazioni. Qui siamo davanti alla pasticceria Cavour, un duo jazz manouche con Fabio Bruccoleri alla semiacustica e Dario Parisi alla chitarra classica, sempre per il Busto Arsizio Street Festival. Ci troviamo in Piazza San Giovanni, qui abbiamo un duo tutto femminile, un duo pop con Alice Castelli e Valentina Tesorio alla voce. Il Busto Arsizio Street Art Music Festival è stato organizzato con la sponsorizzazione del gruppo Ceriani. Infatti, in ogni piazza, in ogni strada dove suonano i ragazzi, vediamo esposte tutte le marche con i marchi del gruppo. Sempre Busto Arsizio Street Art Music Festival in via Milano, duo DJ e trombettista, in questo caso flicorno, Alessandro Bellotta in console e Fabio Buonarota a flicorno. Sempre in via Milano, davanti alla pasticceria Campi, i più giovani di questa mattina sono i Groovy Tunes e fanno pop rock italiano e internazionale, sempre per il Busto Arsizio Street Art and Music Festival. Qui siamo in via San Gregorio per il Busto Arsizio Street Art and Music Festival, un altro duo davanti al Caffè Kandinsky con Max Beretta alla chitarra e voce e Daniela Grisetti alla voce, musica pop rock italiana e internazionale. Un duo Delta Blues sempre per il Busto Arsizio Street Art and Music Festival con Luca Mazza, chitarra semiacustica, e Mario Bartilucci, voce e chitarra slide dei Baton Rouge. Vi ricordo che lo Street Art and Music Festival di Busto Arsizio è stato organizzato dal Comune di Busto in collaborazione con la Scuola Nuova Busto Musica, Comunità Giovanile e la Fondazione Giovanni Blini. Lo sponsor di questa manifestazione è il gruppo Auto Ceriani, che presenta i suoi modelli nelle vie del centro accanto ai gruppi. Ringraziamo Busto Web, sempre attenta alle manifestazioni della nostra città, resa sicuramente ancora più bella da questi gruppi in strada a disposizione della gente. Grazie a tutti e una buona mattinata. Ricordo che sia questo pomeriggio, sabato, che domani mattina e pomeriggio replicheremo sempre con sette gruppi in via Milano e dintorni. Grazie a Busto Web, grazie a tutti voi.